Vi domando, se foste costretti ad affidare a qualcuno i vostri risparmi da gestire e da amministrare, li affidereste a un Renzi che nella vita ha fatto solo politica, a un Grillo che prima faceva ridere e ora purtroppo fa solo paura, oppure a Berlusconi? La risposta la lascio a voi. La risposta la lasciamo a Bortolussi, che è con noi. Luca, tu che dici? Buongiorno. Buongiorno a Giuseppe Bortolussi, che ci deve raccontare della notizia scomparsa. Perché non si parla più del calo del prodotto interno lordo? Meno 0,1, il dato più grave degli ultimi mesi, un dato che sconvolge il documento di programmazione economica, e non ne parla nessuno. Beh, ma guarda, io guardando un documento ieri della Banca d'Italia, pare che diano il primo trimestre meno 0,4, ed è lì che io... Cioè, quindi ancora peggio? Sì, guarda, questo come documento che peggio? Ho letto io, ma guarda, ti dico, non faccio un'affermazione, l'ho letto ieri, mi riservavo stamattina di verificare, però ti assicuro che nelle note economiche della Banca d'Italia si parla del primo trimestre 2014 di meno 0,4. Però il discorso vale lo stesso anche se fosse meno 0,1. Qual è il problema? Tu ti ricorderai certamente che a un certo punto Saccomanni presenta un DEF in cui parla di più 1,1, no? E rimprovera aspramente Giovannini, ex presidente dell'Istat, perché l'Istat parlava dello 0,7 e diceva: ma come fate i calcoli? Guardate che sono sbagliati, non è 0,7 ma è 1,1. A parte che gli organismi internazionali parlavano dei 0,6, 0,7, 0,8, quasi tutti, no? E quindi era più credibile l'Istat, no? A parte questo, c'è un fatto di carattere generale. Negli ultimi 10 anni, quasi sempre, il DEF, il documento di programmazione economica e finanziaria, praticamente cosa fa? È ottimista. Perché è ottimista? Perché fa quadrare i conti sulla carta, direbbe uno. Non certo, solo. Perché può far figurare entrate superiori di tasse di IVA che non ci saranno. La gente si ricorda magari questo dato, crescita prevista all'1,1, ma questo 1 non è una cosa da poco, perché lo 0,1 corrisponde a 1,6 miliardi circa, 1,5 miliardi per comodità. Quindi se uno dice 0,7 o dice 1,1, dice una cosa diversa. Allora, cosa è successo in questi ultimi anni? Che quasi mai ci hanno azzeccato. Troppo ottimisti i nostri, troppo ottimisti. Ma cosa succede a fine anno quando si scopre che il PIL non è l'1,1 ma lo 0,7? E che cioè hai... Ecco, che succede? Quanto c'è in meno? 4 miliardi? Questi sono 6, 1,5. Per 4 fa 6 e qualcosa, 6 miliardi e mezzo, no? Allora, se un punto vale 1,5, no? E dallo 0,7, dall'1,1 cadi allo 0,7, in realtà lo 0,7 sono 0,4, praticamente 6 miliardi e qualcosa, 6 miliardi e 4. 6 miliardi se fosse? Non è una cosa da poco. Cioè, è previsto ora... 0,8, giusto? No, era previsto nel 1,1. Def. 1,1, no. Poi dopo hanno corretto passato. Io ti sto facendo il ragionamento in astratto. Sì, però voglio dire, ora il discostamento era previsto allo 0,8 nell'ultimo documento di programmazione. Nell'ultimo sì. Allora, e quindi il discostamento sarebbe di 0,7. Di no. 0,7 in meno, no? No. Scusami. No, di 0,9, di 0,9, un punto quasi. No, ricostruisco. Allora, l'aumento del PIL previsto, rifacciamoci a quel documento di Saccomanni, non a quello che ho, perché è più chiaro, per capire il meccanismo. Sì. 1,1, l'aumento del PIL è l'1,1. Benissimo, dice uno. Invece l'Istat prevede lo 0,7. Lo scostamento 0,7,1,1 e 0,4. 0,4, non c'è. Allora, dubbio. Mettiamo che arriviamo a fine anno e si... Aia. E cade la linea. Maledizione. Quando si parla, vedi che è proprio una notizia scomparsa. 007 007, dice il nostro Mirko. 07 di discostamento 007. Non fa una grinza. Intanto riagganciamo un Bortolussi per capire quanto dovremmo scucire. We'll be right back.
l'abbiamo ripreso. Allora, eravamo nel mezzo del discorso di questo. Oh, allora, dato. Quindi diciamo 0,4 di discostamento rispetto all'1,1 originario. Poi? Sì, che arriva, lo vieni a sapere, 2-3 mesi prima della fine dell'anno. Cosa può fare il governo? Può fare una cosa solo: aumentare le tasse o tagliare i servizi. Ed è questa la forza di questa formula dell'ottimismo. Mi spiego? Perché la usano? Sembrano degli incompetenti, sembrano degli incoscienti, ma perché ogni anno dite che va meglio di quello che effettivamente va? Ma se avete dei sofisticati meccanismi per calcolarli, come mai sbagliate sempre e poi fanno, come dicevi giustamente tu, poi fanno degli assestamenti, cioè vedono che 1,1 non è possibile e riducono a 0,8. Hai capito? In qualche caso. Ma a me interessava questo ultimo anello. Adesso era 0,8 la previsione, siamo a meno 0,1. Questo 0,9 di differenza. No, però a livello... Quando si deve coprire? No. Attenzione. Il primo trimestre è meno 0,1, anche io, se io sostengo che sia molto di più, perché l'ho letto sulla Banca d'Italia. Meno 0,1 del primo trimestre, ci sono altri tre trimestri, basta che negli altri trimestri collezioniamo per esempio 1,08, 1,09 e andiamo ma è a molto pari. Improbabile. No, non direi, non sono d'accordo che sia molto improbabile, secondo me è possibile, gli effetti positivi del rilancio diciamo delle operazioni fatte da Renzi sono già cominciate, lo si vede, anche questo lo si vede dalla Banca d'Italia, dall'aumento degli ordini, dall'aumento previsto della produzione industriale, quindi c'è solo un po' di ritardo secondo me, questo è il discorso, c'è un po' di ritardo, difatti lo stare zitti su questo probabilmente è legato al fatto di dire guardate signori che migliorerà e quindi non stiamo tanto a discutere. Allora guarda, io ce l'ho sotto mano, mi scuso con te. Vai. Allora, la economia italiana in breve, Banca d'Italia, Eurosistema, numero 85 maggio 2014, ce l'ho sotto mano, PIL, domanda nazionale, commercio con l'estero, prodotto interno lordo previsto per il primo trimestre 2014 è lo meno 0,5, neanche 0,4 come dicevo, meno 0,5. Tremendo. No, ma questo è scritto, te lo ripeto, Banca d'Italia, Eurosistema... Probabilmente questo è il dato lordo, nel senso che non è depurato dell'inflazione, però sai, comunque è questo meno 0,5. Allora, ripeto, come dicevamo prima, può succedere che nel secondo, terzo e quarto trimestre l'economia come previsto cresca e sia soltanto la crescita prevista un po' in ritardo di un paio di mesi, per cui tutto si assesterà. Non io mi sono... fare un terremoto. Oh, la Tasi, sì. L'altro grande tuo pallino, sì. Anche questa è una partita sospesa, no? Si consente sì. Sostanzialmente ai comuni di non decidere prima delle elezioni. Sì. Hanno espresso la preferenza solo il 10% e anche questa ammazzata arriva dopo. In alcuni casi sarà superiore all'IMU, in alcune città, Palermo. Sì. Ma guarda... Ti ricordi che l'avevi detto e ti davano del pazzo? Dicevi, guardate, in alcuni casi potrebbe essere più alta. Sì, ma è chiarissimo, l'abbiamo già denunciato. In molte i comuni città... hanno portato al massimo di quello che potevano sì. fare... l'aliquota prevista, quindi 8 per 1000. Non sono tutti santi i comuni, c'è anche qualcuno che non lo è, c'è anche qualcuno che ha sprecato, ma i comuni seri hanno talmente tante competenze che i soldi non li bastano mai. Ci sono dei fenomeni che è difficile descrivere, per esempio ti arrivano i dodicenni non accompagnati, ti arrivano, no, dovrebbero ogni comune provvedere, ma un piccolo comune non c'ha né i soldi né la struttura, cosa fa? Lo accompagna dove c'è il comune capoluogo e il comune capoluogo si addossa delle spese che sono tremende per il ricovero, per il mantenimento di questi dodicenni non accompagnati che tu capirai che alcune popolazioni magari sanno di questa regola e allora li lasciano là. Il Marino, il sindaco di Roma a un certo punto si trova con questa patata bollente, no? E dice, ma io voglio sapere se questi hanno meno, se sono dodicenni, perché qua mi sembra che qualcuno ne abbia 16-18, quando dichiara sta roba che vuole stabilire se hanno meno di 12 anni, questi scappano e adesso sono per le strade di Roma.
capisci? E adesso lui li deve ripescare perché l'Unione Europea gli dice non si fa così e lui non sa che pesci pigliare. Ma Marino è un caso che la gente magari ha letto sui giornali, ma in altre città capoluogo, magari piccoline, si trovano con qualche decina di questi dodicenni non accompagnati, sono spese che loro non possono sostenere e lo Stato magari è da anni che non li trasferisce i soldi. Però è un discorso che facciamo da molto tempo, possiamo dire che c'è comunque un peso di angoscia immateriale di persone che non riescono poi a beneficiare magari di tranquillità e sicurezza perché dicono oddio, la TASI saprò quando devo pagarla, probabilmente a dicembre, in alcuni casi per i comuni inadempienti, o a ottobre. Il PIL non so se recupero o meno. No, ma... il bonus di 80 euro per ora è un bonus, non è stabile. Quindi alla fine quello che induce nei comportamenti collettivi è paura. Ma questo hai ragione, hai perfettamente ragione. Anche se ti devo dire, ho sempre davanti qua la Banca d'Italia, che nel 2014, a partire dall'inizio dell'anno ad adesso, c'è un salto dal diciamo 97-98% al 106% della fiducia dei consumatori, quindi qualcosa sta muovendo. Però ti do ragione in quanto è l'incertezza che regna sovrana. Però io potrei dirti anche un'altra cosa. Io non credo, guarda, io Renzi secondo me lui vuole fortissimamente certe cose, non sa probabilmente di alcune cose i meccanismi per realizzarle, si affida giustamente ai burocrati. Io temo che ci sia proprio l'incompetenza di questi burocrati, non si può arrivare. Tu hai presente la pantomima, la sceneggiata che c'è stata sulla storia dell'IMU? Per togliere il Limus a prima casa, hai presente cosa è successo? No. Un romanzo del Limus, il raccontato. Contrario di tutto, e adesso cosa sta succedendo? Per la TASI, la stessa roba, vuol dire che manca la capacità di gestione, di comando, di indirizzo, e allora è questo il vero problema del paese. Qui va a finire che nella confusione generale non si ritrova più nessuno e bisogna azzerare, è un peccato. Perché, ti dico, Renzi alcune cose giuste le sta facendo, questo per il bene del paese, potrebbe anche essere di centrodestra, non mi interessa niente, fatto sta che alcune cose sono giuste e farle sarebbe importante. Non vorrei che il peggio e quella paura che tu dici sia nei cittadini, perché non vedendoci chiaro, non avendo certezze, hanno paura nella confusione totale. Qualcuno, seppur anziano, l'ha vista queste confusioni totali alla fine della seconda guerra mondiale, ai primi anni dopo la seconda, e ha paura di questo, capisci? E la trasmette agli altri perché gli spiega, guarda che qua siamo più o meno come l'8 settembre per certi versi, capisci? Per esempio questa battuta l'hai mai sentita tu? Beh, mi sembra una tragedia l'8 settembre. Appunto, no, e allora quando quell'anziano di magari 90 anni ancora ti dice guarda che qua siamo, che succedono le stesse cose che non sapevamo, non vedevamo, non capivamo, e dopo è successo questo. Allora, io mi auguro di no per il bene del paese, perché quei dati che ti dicevo prima, nonostante tutto siano negativi, io li vedo. Mi spiego, ci vedo anche la positività, abbiamo sistemato gli aspetti finanziari, siamo un paese abbastanza stabile, mi spiego, la produzione sta crescendo, gli ordinativi sono in crescita, io credo che siamo solo in ritardo. Qual è il vero busillis? Che anche sulla TASI è significativo, non si sa. Gli esperti stessi a un certo punto ti invitano a certe trasmissioni e tu pensi, oddio mio, cosa mi chiedono adesso se non lo capisco neanch'io? Capisci? Perché ormai c'è una confusione totale. Però se viene confermato il calo nel prossimo trimestre si deve fare la manovra correttiva. Vabbè, questo sì, bisognerà in qualche maniera, sempre che i due trimestri negativi non siano di almeno 10 miliardi? No, ma sta attento, adesso se hanno corretto all'8, allo 0,8 e sarà uno 0,6, ci sono uno 0,2 che sono 3 miliardi e 2. Se può esserci anche, non sottovalutare, che per me ci sarà la correzione, nei comunque trimestri, due trimestri successivi la correzione positiva dell'economia, non della manovra, ci sarà. Cioè, io vedo l'aspetto positivo dagli ordini, da questo e da quello.
dopo tutto può succedere, anche a causa, cioè uno si sfiducia, non ci crede più, ma la fiducia dei consumatori è in crescita dall'inizio dell'anno del 2014, è anche notevole, mi spiego. La produzione industriale, se io guardo, spiego, la tendenza degli ordini a tre mesi è positiva, quindi ti dico, aspettiamo fiduciosamente, l'unico problema è che se non si fa un po' di chiarezza, il cittadino è sconfortato e quando c'è incertezza, cosa fa? Si tiene i soldi in tasca, hai capito, invece di spenderli, e quindi viene danneggiata la stessa economia da questa quindi burocrazia. Il serpente morde la coda, crea esatto. Una spirale di crescita, di paura e di decremento. Esatto, e purtroppo è così, e noi invece ci auguriamo di no per il bene di tutti, no, qui non è una questione elettorale. E che cos'è che elezioni... non va nel disaggregato dei dati? L'imprese, le piccole imprese o la grande industria è quella che tira giù questo prodotto interno lordo? Guarda, in questo momento ti dico sta soffrendo molto la piccola impresa perché vive dei consumi interni, ma questo dato che ti ho detto sulla fiducia dei consumatori mi fa pensare che proprio lì avverrà la crescita principale. Non dimentichiamoci che il 67% di tutti gli occupati è presso le imprese con meno di 50 addetti, quindi la sfiducia dei consumatori, questa fiducia fa sì che crescano i consumi probabilmente, anzi si spera, e questo favorirà soprattutto la piccola impresa che lavora per il mercato interno, anche se esporta cifre ragguardevoli. L'altro discorso che ti facevo, la produzione industriale, tendenza degli ordini, riguarda un po' il manifatturiero. Tu sai che anche qui, se io confronto la produzione delle piccole imprese di sotto 50 e quella delle grandi, è molto più alta quella delle piccole messe insieme con quindi le piccole. Quindi vanno meglio. Sì. Quindi ti dico che si vede dal 2013-2014 è in crescita la produzione industriale, la tendenza. E sono molte di più le piccole in proporzione delle medie grandi che sono 8.000, credo, quante sono? Sono poche. Non sono moltissime le grandi sono 3-4.000, poi ci sono le medie che sono molto importanti assieme alle piccole e queste fanno diciamo la maggioranza. Le cose, tieni conto anche che le grandi, sai, hanno molte sedi all'estero, hanno molte, capisci? Cioè hanno prodotti direttamente all'estero, per l'estero, quindi quei dati bisognerebbe un pochettino tararli, secondo me. Comunque, io da questi dati della Banca d'Italia vedo proprio un'impennata dell'indice, mi spiego? Sia produzione, sia tendenza degli ordini. E dopodiché vedo che più che altro proprio la tendenza degli ordini a tre mesi è buona. E la fiducia dei consumatori è molto buona, in forte crescita. Per me questo discorso del primo trimestre è un ritardo nella crescita che nel secondo, terzo e quarto trimestre secondo me verrà confermata. Fosse anche pari o negativo il secondo, il terzo e il quarto dovrebbero recuperare fino ad arrivare a uno 0,5, 0,6, 0,7, che uno dice è poco, ha ragione, però io dico sempre che l'anno scorso, nel 2012, il calo del PIL è stato del 2,4, nel 2013 è stato dell'1,9. Già crescere 1,05, 0,6, 0,7 è un'inversione di tendenza. Certo. Senza dubbio. Va bene, grazie a Giuseppe Bortolussi, grazie a voi. Sei buona sempre giornata. Prezioso, ci sentiamo presto e ora ci fermiamo per la Teleselezione.